Bella a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, andremo a vedere come sbloccare gli oggetti disponibili nel PlayStation Plus. Allora, ci troviamo appunto nel PlayStation Store. Andiamo sulla voce cerca, qua sopra. Digitiamo Fortnite. Ok, andiamo qui ai risultati a fianco e dovremmo andare. Questo è il precedente, quello lì che è stato rilasciato il 12 agosto. A noi ci interessa l'ultimo. Eccoli qua. Questi tre oggetti, digitiamo, scarica. Ora procederà con. Ok, ha già fatto. Ok, va bene, questo è un bug che ci dà PlayStation Store. Ok, adesso dovremmo andare sul gioco e vediamo se ce li ha dati. Io vi ricordo che è un set questo qui, perché in precedenza era uscito il persuasore blu, quella skin che vi ho fatto vedere prima, che era uscita ad agosto. In questo set troveremo la scia, il piccone ed il deltaplano. Allora, siamo riusciti ad entrare su Fortnite ed ecco qui i tre oggetti. Il primo, il deltaplano svolazzante. Oggetto successivo, questo è lo strumento raccolta, il piccone, controller. E poi c'è la scia manufatto. Adesso li andiamo a vedere nell'armadietto. Allora, il piccone. Ho letto qualche cosa, controller, perché dovrebbe, esatto, ecco, questo è come se fosse un controller, nel senso ha gli analogici, come vedete, ai lati e al centro il touchpad, come se fosse un joystick, gli analogici e il touchpad al centro. Questa è stata un'ideona della Epic che a me piace molto, geniale. Poi andiamo a vedere il deltaplano, carino, niente di che, non mi fa impazzire. E poi c'è la scia, che anche questa è una genialata di Fortnite, perché i colori, sia sulle mani che sui piedi, corrispondono ai colori di PlayStation, cioè il cerchio, il triangolo, il quadrato e la X. Corrispondono appunto sia con i piedi che con le mani di questa scia qui. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici così da far scoprire anche a loro questa novità e noi ci vediamo ad un prossimo video. Bella!